dedicato una parte importante del nostro programma al tema sanità. Questa parte del programma è stata redatta grazie alla collaborazione di Renzo Giusti dell'Associazione Frediani. Noi riteniamo che la sanità sia un tema molto serio, molto importante per tutti i cittadini di Carrara. Io ero presente in Consiglio Comunale circa un mese fa quando Renzo Giusti ha chiesto al Consiglio Comunale un impegno preciso affinché nessun reparto si sposti dall'ospedale di Carrara fino a che non sarà pronto il nuovo ospedale di Massa. Non solo il sindaco non ha preso nessun impegno in proposito, ma io non ho visto, forse l'ho distratto, alcun consigliere dell'opposizione alzarsi e dire le proprie ragioni. Questo mi è veramente dispiaciuto. La sanità, come dicevo, è un tema che ci riguarda tutti. Quando sarà pronto il nuovo ospedale, comunque ovviamente l'ospedale di Carrara dovrà rimanere come punto di riferimento per tutti noi. Non solo dovranno essere secondo noi potenziati e sostenuti i distretti sanitari di Marina di Carrara e di Avenza. Per quanto riguarda il buco dell'ASL, insomma, come dire, sono circa 260-270 milioni di euro che ballano qua e là, insomma non si capisce dove siano finiti, ma questo d'altra parte non è l'unico buco che ci è stato regalato in questi anni, se pensiamo che Gaia è in una situazione di forte squilibrio finanziario, se pensiamo che l'RR, questo meraviglioso impianto che doveva risolvere tutti i problemi per i rifiuti di Carrara, è miseramente fallito, in pratica ancora prima di entrare in funzione, dopo tre giorni ha preso fuoco. CERM che si trova in una situazione in concordato preventivo, quindi questa è un po' la panoramica della situazione finanziaria di tutti gli enti o partecipate pubbliche del comune. Grazie, ho finito. La nostra città deve tenere in grande considerazione quelli che sono i suoi servizi sociali, una società civile, una città all'avanguardia come la nostra. Non si può certo permettere di sottovalutare una tematica importante come questa. Noi riteniamo, al di là di quelle che possono essere le scelte in merito ai criteri organizzativi che sicuramente andranno valutati, se da un punto di vista di efficienza e di efficacia dell'azione può essere inconveniente reinternalizzare Acqua Pharma all'interno del comune o creare un'azienda speciale ad hoc. Ma al di là di questo, noi riteniamo che una città come la nostra, che gode di una grande ricchezza come il marmo, debba guardare con un occhio di riguardo ai suoi cittadini che versano in difficoltà. Non solo deve essere accogliente verso tutte le persone che si trovano in una situazione precaria. Noi ricordiamo che la crisi finanziaria, che non riguarda soltanto certo il nostro comune, ma riguarda tutto il mondo occidentale, si fa sentire duramente anche da noi, colpisce anche famiglie che fino a poco tempo fa non versavano in uno stato di povertà. Grazie. Allora, è evidente che le cifre che ci ha raccontato il Tirreno sottolineano qualcosa che non va, che c'è un problema insomma sui parcheggi a Carrara. Credo che chiunque abbia lavorato o comunque frequenta il centro di Carrara se ne sia accorto. È evidente che gli attuali parcheggi di San Martino e del Tribunale non sono in grado di reggere al numero di persone che giornalmente frequenta il centro. Pertanto ben venga il nuovo parcheggio, ben venga un nuovo piano della sosta che andrà valutato a seconda dei bisogni dei cittadini con cui la nuova amministrazione dovrà confrontarsi. Beh, visto che il progetto Carrara ha terminato quello che era il suo compito iniziale, cioè la costruzione della strada dei marmi, che come bene sappiamo tutti ha portato sia dei benefici perché ci ha tolto il traffico, ma ci ha portato ad essere il secondo comune più indebitato d'Italia, quindi al più presto tagliamo il Consiglio di Amministrazione tutte le spese di cultura recettiva a Marina di Carrara. Penso sia evidente, se vogliamo rilanciare il turismo ne abbiamo assolutamente bisogno, quindi di che cosa stiamo parlando? Lì c'era un albergo, hanno detto che ci avrebbero fatto un albergo e quindi un albergo ci faranno. Tra l'altro a fianco c'era un giardino, ce lo devono restituire quel giardino. Grazie. Allora, è chiaro che in questi anni il Comune, secondo noi, ha ricevuto
ben poco da quello che è il suo settore economico più importante, il settore del marmo. Le nostre casse comunali sono in grave difficoltà, quindi è il momento che anche gli industriali del marmo, che beneficeranno della nuova strada che gli abbiamo costruito, diano il loro contributo alle casse comunali. Noi riteniamo che una cifra attendibile sia quella indicata da Legambiente, cioè ci attendiamo 35 milioni di euro in più dal marmo. Come si possono ottenere? Si possono ottenere semplicemente applicando la legge, cioè andare ad applicare ai blocchi quello che è il loro valore di mercato. Per quanto riguarda la lavorazione in loco, noi abbiamo proposto, e il nostro programma è online dal 2 di aprile sul sito carrara5stelle.it, che le concessioni siano messe all'asta, che ogni concessionario possa usufruirne per 15 anni e quindi questo è il metodo per avvicinare il valore delle cave al valore di mercato. Inoltre abbiamo previsto che sia dato un punteggio maggiore a quelle proposte di piano industriale che prevedano la lavorazione in loco dei blocchi. Questo secondo noi è un modo valido per arrivare a tornare a una lavorazione nei nostri laboratori del nostro materiale più pregiato. Grazie. I centri storici, quindi sia Carrara ma anche Avenza e Marina, quali agevolazioni e sgravi pensate di poter garantire a chi vorrà aprire delle attività nei nostri centri storici? Parte Martinelli a seguire. Allora, come sappiamo, il nostro centro storico, mi riferisco in particolare a quello di Carrara, vive un periodo di grave crisi dovuto al fatto che purtroppo ha non soltanto delle difficoltà dal punto di vista urbanistico, insomma in poche città in Italia il centro storico, il palazzo più importante, è transennato ormai da qualche mese. Se vogliamo rilanciare il centro storico possiamo provare, ad esempio, ci sono delle misure che sono state già fatte in altre città, cioè quello di ridurre la tassa sui rifiuti per quanto riguarda i nuovi insediamenti imprenditoriali, e noi abbiamo pensato anche di passare, per quanto riguarda l'addizionale comunale all'IRPE, fare un sistema di progressività, cioè a far pagare in pratica questa cifra ma in misura maggiore a chi dichiara di più. Candidati, chiediamo come pensano di poter attrarre sviluppo e quindi lavoro. Un breve passaggio sulla nuova opinione mi sembra doveroso, anche se non voglio perdermi in polemiche. Noi in questi mesi abbiamo incontrato due volte il sindaco, che può confermare, ma non l'abbiamo fatto per scatenare allarmismo in una zona che è già stata duramente provata, come qualcuno ha già ricordato. L'abbiamo fatto perché eravamo preoccupati, l'abbiamo fatto perché volevamo sapere da cittadini quello che stava avvenendo sul nostro territorio. Non ci trovo niente di male, niente di terroristico. Ci è stato risposto che la nuova opinione sta costruendo questi moduli e poi li collauderà. Questo lo sapevamo già, volevamo sapere anche se è iniziato l'iter procedurale per avere i dati di quello che saranno poi le emissioni in atmosfera durante la fase di collaudo, quello che ci interessava di sapere, quello che avverrà a quel punto. Ancora la nuova opinione da questo punto di vista non ha fatto nulla, quindi ci sembra un po' pochino, onestamente. Ok, li ha costruiti, ma poi quando li metterà in funzione che cosa succede? Quello che volevamo sapere, senza far nessun tipo di allarmismo. E per quanto riguarda poi le ricadute occupazionali, lo stesso sindaco ci ha detto che, non so se ultimamente in questo mese la situazione è cambiata, che di fatto la nuova opinione stava utilizzando ditte esterne, quindi si avvaleva pochissimo, per non dire nulla, di manodopera locale, in barba a quello che era stato l'accordo regionale firmato con la Regione Toscana. Regione Toscana che, come qualcuno ha detto, a maggioranza di centro-sinistra, sta invece spingendo, almeno dai comunicati stampa che arrivano dalle direzioni regionali, per la nuova opinione. Ora, chiaro che noi vogliamo le imprese, è chiaro che l'occupazione in una provincia come la nostra è un tema centrale, vorremmo però le imprese che si muovono in sintonia col nostro territorio. Abbiamo già parlato di quelli che sono le problematiche relative all'industria estrattiva. Le nostre montagne costituiscono una meravigliosa bellezza dal punto di vista naturalistico e come tale deve essere preservata anche a fini turistici, per promuovere il turismo legato all'arte, alle nostre tradizioni, che sono importantissime ed uniche in tutto il mondo. Riteniamo che il turismo sia un settore fondamentale su cui puntare, su cui fondare
lo sviluppo di Carrara nei prossimi anni, come andando a ricavare un porto turistico all'interno dell'attuale scalo commerciale che è stretto com'è tra i porti di La Spezia e Livorno, certo non ha più le movimentazioni che aveva qualche anno fa, andando a promuovere quello che sono le attività legate alla filiera corta, quindi all'agricoltura biologica. Questi sono tutti una serie di interventi che il nostro comune deve fare se vuole garantire ai giovani un futuro. Grazie.